Buonasera, bentornati. È già domani l'appuntamento serale di RNews 24 che scopre in anteprima le prime pagine dei giornali che troveremo in edicola tra poche ore e grazie a loro quindi commentiamo quelli che sono stati i principali fatti di questo fine settimana. Invece ci porta su un altro, diciamo, argomento legato ancora, perché l'abbiamo già citato, a quello di cui stiamo parlando, ovvero la scuola. Il Mattino di Puglia e Basilicata, la scuola, piccoli test. Il ricorso ai campioni salivari ogni 15 giorni per studenti elementari e medie, ne abbiamo parlato nel nostro telegiornale. Green Pass obbligatorio da mercoledì per il personale scolastico. I presidi pugliesi dicono ritardi per la piattaforma, tanti problemi ancora irrisolti, proteste e aggressioni dei contrari al certificato verde. Presidio il 1° settembre in 55 stazioni, retromarcia sulla quarantena Covid dei lavoratori. Sì all'indennità, tra l'altro, stasera. Il ministro del lavoro Orlando ha detto che è favorevole a considerare il periodo di quarantena un periodo di malattia, quindi equiparare diciamo, le due questioni, quindi non solo quando si è purtroppo malati di coronavirus, ma anche quando si finisce in quarantena a scopo precauzionale, si considererebbe, secondo il ministro, poi bisogna vedere se diventerà poi realtà, appunto un periodo di malattia. Ecco, e allora voglio chiederti, Vittorio, secondo te il Green Pass va esteso in vista della stagione autunnale ancora in modo più restrittivo e più stringente oppure no? Cioè gli ambienti di lavoro e gli ambienti scolastici devono averlo in modo indiscriminato? È uno strumento che costringe tutti ad avere la vaccinazione, non è un meccanismo contro dei diritti, ma proprio per mantenere il diritto allo studio, per mantenere il diritto al lavoro, per mantenere il diritto alla salute. È un meccanismo che forza quelli che non vorrebbero, ma proprio per tutelare la salute dei compagni di scuola, dei compagni di lavoro, dei viaggiatori con cui prendi un treno, devi mantenere quelle norme che ti garantiscono una civile convivenza e soprattutto sicura, ma altresì un meccanismo di ripresa economica, perché ricordiamolo, noi siamo a un indebitamento che ormai sfiora il 159% del debito, del PIL del paese. Un nuovo lockdown sarebbe drammatico per l'economia già così in un momento difficile, ma che dà segnali di ripresa. Un lockdown sarebbe una doccia fredda che noi non possiamo più permetterci. Quindi assolutamente favorevole a un meccanismo che garantisca la convivenza nei luoghi di lavoro, di scuola e soprattutto la scuola ha avuto già gravissime situazioni perché abbiamo visto i dati ultimi dell'OCSE hanno fatto capire che i nostri studenti, i nostri Hanno alunni risentito, sì, hanno risentito hanno risentito tantissimo del. pesantemente della DAD, che quindi sarebbe drammatico avere un nuovo periodo di questo tipo. Sì, quei dati che citavi tu danno una dimostrazione plastica che non è soltanto un risentimento dal punto di vista psicologico e relazionale, ma anche proprio strettamente istruttivo e di nozioni acquisite o non acquisite nel periodo appunto della didattica a distanza.